Qualcuno potrebbe dire che nel Veneto tutto sommato la situazione non è delle peggiori, ma vi assicuriamo che è la guerra dei poveri, come pure qualcuno potrebbe dire che il carcere ce lo siamo meritato. Per la stragrande maggioranza è vero, ma ci siamo meritati una pena, non una tortura. Ci dovrebbe essere tolta la libertà, non la dignità, il diritto alla salute, il diritto a vivere. Le restrizioni imposte le rispettiamo, ma non le condividiamo del tutto. Ad esempio, alcune misure attuate in virtù dell'emergenza, atte al contenimento del virus, come la sospensione dei colloqui con i familiari, le attività dei volontari e delle associazioni, i permessi premio e le attività degli uffici di sorveglianza. Facciamo fatica, signor Presidente e Sua Santità, a capire la bontà di queste scelte. Vorremmo si capisse la drammaticità di questa scelta per noi. Una visita, anche un'ora alla settimana, una parola di conforto di un volontario, un'attività anche se saltuaria, sono piccole cose che ci tengono in vita. Forse tanto malessere non si sarebbe manifestato con violenza se fossero state comunicate ai detenuti le disposizioni, tenendo conto del dolore che avrebbero provocato e dando subito in contemporanea la possibilità di telefonare tutti i giorni e di avere colloqui Skype più frequenti. Ben ritrovati in questo podcast. Io sono Giulio Ferranese. Queste erano le parole dei detenuti di Padova e Venezia, che così hanno lanciato un accorato appello alle istituzioni. In questi 8 episodi noi proveremo a raccontarvi le loro vicissitudini durante la pandemia che ci ha colpito. La notizia del coronavirus ha interessato anche i carcerati che, agli inizi di marzo, hanno agito ribellandosi alle direttive imposte, in alcuni casi con azioni pacifiche, in altri con casi di forza distruttiva. Vi racconteremo le loro paure a causa dei numerosi contagi fra i carcerati, del sovraffollamento e dell'impossibilità di assicurare le misure di sicurezza, compreso l'obbligo della polizia penitenziaria di adempiere al loro compito nonostante vi siano stati contatti a rischio. Oggi, per descrivervi questa situazione, utilizzeremo le loro parole. Le condizioni carcerarie, il sovraffollamento e tutto ciò che ne concerne non permettono di rispettare anche le regole più basilari che ci vengono indicate dai mezzi di informazione a tutte le ore. Con questa nostra missiva, altresì, vogliamo esprimere la nostra vicinanza a tutte quelle categorie che, nonostante tutto e con tutte le difficoltà del caso, continuano a garantire assistenza, cure, sicurezza e controllo. Gli istituti di pena non sono immuni dal pericolo, anzi, sono particolarmente vulnerabili, considerate le condizioni in cui versano. Ci chiediamo a questo proposito come verrebbe affrontata una diffusione dello stesso negli istituti in caso di contagio, considerati il sovraffollamento e le stesse strutture che non permettono le essenziali norme di sicurezza. Ci preoccupa non poco la circolare che ha emesso il capo del DAP. Il personale della polizia penitenziaria che svolge le sue funzioni presso le carceri deve continuare a prestare servizio anche nel caso in cui abbia avuto contatti con persone contagiate o che si sospetti siano state contagiate, in quanto operatori pubblici essenziali, e nell'ottica di garantire nell'ambito del contesto emergenziale l'operatività delle attività degli istituti penitenziari e quindi di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica collettiva. Ci sembra una provocazione di cattivo gusto. Tra di noi ci sono tantissimi soggetti con gravi patologie come diabetici, cardiopatici, invalidi, persone con problemi respiratori, specialmente anziani, nonché tantissimi tossicodipendenti, persone con depressioni e patologie psichiatriche. Permetteteci di dirlo, una discarica umana. Non ci dimenticheremo, poi, di illustrarvi le azioni prese dal governo per arginare l'emergenza, nelle risposte che l'opinione pubblica ha dato a riguardo. La decisione di concedere domiciliari ha scatenato ciò che viene definito panico morale? Se sì, a chi è indirizzato? E ancora menzioneremo i loro cari, i loro pensieri e anche le azioni di alcuni detenuti, i quali hanno dato peso ai più bisognosi attraverso iniziative caritatevoli, rese possibili grazie anche alla sinergia con gli operatori, di cui, ora più che mai, ne comprendono il valore. Molte sono le domande che ci assillano. Per quale motivo un detenuto si ribella all'autorità mentre un altro cerca di collaborare con queste? Perché un criminale cerca di aiutare il prossimo? E perché si interessa del mondo esterno nonostante sia rinchiuso? Si tratta davvero di rabbia? Di bisogno di redenzione? O c'è qualcosa di più? Abbiamo pensato di spiegarvelo tramite queste lettere e dichiarazioni, rielaborandole attraverso il pensiero di sociologi autorevoli come Goffman e Klemmer, che ci riveleranno le origini velate delle loro azioni.
In questo momento particolare, in cui siamo un po' tutti più uguali, siamo molto fiduciosi che questo nostro grido di aiuto non cadrà nel vuoto. Ci dispiacerebbe se fosse l'ennesima occasione persa. La fiducia che i carcerati padovani e veneziani hanno riposto nelle autorità, noi la indirizziamo a voi, con la speranza che seguiate con interesse le nostre considerazioni. Grazie per averci ascoltato e al prossimo episodio.